Salve, sono Alessandro Ceccheroni, presidente di Agora Investments SGR. Oggi è il 16 febbraio, consueto appuntamento per un commento sui mercati finanziari, i quali chiaramente continuano a soffrire dell'incipiente recessione, ormai conclamata praticamente a livello mondiale. I dati economici dei vari uffici governativi di statistica continuano a sorprenderci per le continue revisioni al ribasso, diciamo in negativo, in particolare in Gran Bretagna, ma anche in Europa, e a nostro avviso anche i dati americani sono destinati a essere rivisti in peggioramento. Il settore economico più colpito rimane quello dell'auto, dove adesso di nuovo in America si parla di ulteriori sviluppi, quindi o ulteriori aiuti o si comincia a parlare apertamente di bancarotta per General Motors, Chrysler e forse anche Ford. Quindi insomma la situazione sembra precipitare. Del resto il mercato dell'auto è quello che risente maggiormente così, della situazione dei consumatori che sono diciamo, stretti nella morsa dell'indebitamento, del calo dei valori delle attività, per esempio immobiliari, e anche dell'aumento della disoccupazione che adesso comincia a farsi sentire. A nostro avviso, in questa situazione, gli utili aziendali non potranno che continuare a essere rivisti al ribasso e pertanto l'investimento nel segmento azionario non è immediatamente consigliabile, anche se stiamo raggiungendo livelli alquanto interessanti. Ciò non toglie che probabilmente, poiché non si vede ancora la luce in fondo al tunnel, questa recessione sarà sicuramente, sembra ormai assodato, la più grave dalla depressione del 29 del secolo scorso. È difficile dire dove sarà il fondo sia della recessione sia dei mercati finanziari. Chiaramente i mercati finanziari sono andati molto avanti, non mancano le opportunità. Soprattutto nel comparto del debito, dove continuano a venire fuori di continuo nuove emissioni a livelli molto interessanti. Ormai un prenditore di livello medio-buono, per esempio un triplo B, comincia a pagare tassi dell'8% su scadenze dai 3 ai 7 anni, sono livelli molto interessanti, soprattutto tenendo conto che i tassi ufficiali tendono ormai allo zero nelle maggiori aree economiche mondiali. Ciò detto, noi rimaniamo alquanto prudenti, come ho detto, nel settore azionario, mentre appunto ci spingiamo un po' di più sul settore obbligazionario. In questo segmento il fai da te non è raccomandato, in quanto il mercato rimane illiquido e diciamo sicuramente più adatto ai professionisti che non all'investitore retail.